arkadaş. Che bello, eh? Güzel, değil mi? Şimdi oturup içkini de içiyorsun. Sauna. Radyo da var. Oo, bunlar da var. Bello. Güzel. Sì, ed è molto interessante perché ci sono delle cose che rimangono molto legate alla tradizione e altre che virano verso la modernità in un modo così carino, esagerato. E quindi in questo film anche con parecchia ironia si raccontano queste realtà del Giappone. Quindi questa sauna molto esterna. Questa storia che sauna, non yani, posso definire massaggio, massaggio a più. Succede nulla di concreto. Però si crea un legame talmente bello e talmente forte di quelli che fanno sognare e anche nel finale rimane così un momento.